Commodore 64 contro ZX Spectrum. Mi fa molto piacere presentarlo sia in qualità di Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Ricerca, sia come fondatore dell'Intergruppo Innovazione, che è un intergruppo parlamentare che racchiude tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, che si occupa in genere ovviamente dell'attualità e dell'innovazione, dei temi dell'innovazione. Immaginerete ora sono di ritorno da Bruxelles, dalla conferenza interparlamentare sull'intelligenza artificiale come rappresentante della delegazione italiana e anche l'intergruppo e le commissioni si occupano di questo. Però oggi abbiamo invece, grazie a questo libro, facciamo un flashback culturale sulla quelle che è, diciamo, la radice della cultura dell'informatica di massa, che poi è diventato costume, che poi è diventato appunto evoluzione informatica. E il volume è quello di Yuri Ricotti, che è un amico che conosco da tempo per vari motivi e che sempre ha dato contenuti originali. Forse non so, penso i presenti lo sapranno, è uno dei massimi collezionisti al mondo di Goldrake in tutte le sue forme e già su questo fece un altro volume su questo tema, sempre andando a colpire quell'intersezione esatta tra costume, storia dei costumi a livello mondiale e appunto in quel caso anche diciamo, l'origine delle anime giapponesi. Questa disputa, quella tra Commodore 64 e Spectrum, che mi ha visto anche diciamo, giovane partecipante, avevo 12 anni, in Italia uscì nell'83, quindi lo ebbi a 13 anni, di fatto ha caratterizzato la nostra generazione, quella cresciuta negli anni 80, negli anni 90, ma che appunto ha al tempo stesso posto le basi per la rivoluzione digitale, che poi verrà vissuta fino ad arrivare ormai alla soglia dei processori quantistici, che poi saranno la vera rivoluzione digitale, superata il limite del terabyte di calcolo, di potenza di calcolo, probabilmente avremo una intelligenza artificiale esponenziale, generativa rispetto ai 64K, non so se avete presente che cosa significa, di un intero computer che aveva lo chassis, che aveva questo schermone con i LED e tutto quanto, ma che aveva 64K di memoria. Cioè, siamo veramente, pensandoci adesso, ci si sente quasi truffati dall'industria informatica dell'epoca. Eppure venne fatto un lancio colossale su base mondiale, poi questo ovviamente lo illustrerà l'autore e gli esperti qui accanto a me. Io tra l'altro oggi ho la votazione del Superbonus, quindi a un certo punto dovrò andare, ma ovviamente andrà avanti la conferenza. Se pensiamo all'origine di tutto, per quanto riguarda l'Italia, il primo computer commerciale enorme fu l'Univac 1 del 51, quando Faggin, un grande italiano a cui non abbiamo dedicato l'importanza storica che meriterebbe e ancora poco valorizzato e conosciuto, realizzò quello che fu il primo microprocessore, che nacque appunto in questo modo una nuova generazione informatica. Poi, come disse ovviamente Bill Gates, prima di lui la Silicon Valley era solo una valley, per cui sono gli innovatori che poi creano i contesti e ovviamente non il contrario. L'importante passo successivo fu proprio la realizzazione del CX Spectrum e di Commodore 64, che di fatto creò l'informatica di massa. Con questi nuovi strumenti e di fatto la possibilità anche dei costi bassi, neanche troppo, perché erano quasi 1 milione di lire, delle vecchie lire, quindi insomma fate le proporzioni. Io ricordo mio padre quando gli disse vorrei il Commodore 64, la lettera di Natale, insomma rimase, no, a 13 anni non ci credevo più, ma la usavo strumentalmente per avere i regali più importanti. E quindi aveva sì di massa, ma comunque con un costo abbastanza oneroso. Di fatto questo computer e questo scontro tra computer divenne un fenomeno sociale, un po' come ancora oggi tra Android e iOS,
quindi c'era proprio, c'erano due religioni, cioè o stavi col Commodore, non potevi stare con tutte e due, o stavi col Commodore o stavi con lo Spectrum. Venne poi di fatto la consacrazione di questo fenomeno sociale. Addirittura Topolino nell'84 dedicò alcune pagine a questi due processori. C'era questa scocca in plastica grigia del Commodore a forma rettangolare che di fatto millantava una potenza che oggi fa, come dicevo prima, fa sorridere. C'è l'evoluzione principale, il traino non era soltanto l'informatica, ma ovviamente il gioco, il gaming, era anche la nascita del gaming, di massa, per cui si passava dalle sale giochi dove andavi e dove c'erano quei giochi che poi sono tornati di moda, adesso costano tantissimo, perché li chiamano vintage, e di fatto passavi nella tua stanza a giocare con questi giochi assolutamente innovativi per l'epoca. Ci fu appunto nel gaming, e noi sappiamo quanto la Commissione Scienza e Ricerca si occupi anche proprio del gaming e dell'integrazione che oggi ha con ad esempio la didattica, quindi è un tema, qui lo trattiamo culturalmente alla sua origine, ma è un tema che in realtà invece cerchiamo di praticare, tutelare, valorizzare come indotto, perché è un'industria anche quella, e apre poi alla polisensorialità nell'apprendimento. Per andare così, come testimone diretto dell'epoca del Commodore, mi ricordo questo lettore rumorosissimo a cassette magnetiche che caricava i software di fatto dall'esterno, e Time lo inserì tra i 50 oggetti tecnologici che hanno ovviamente cambiato il mondo, e questo celebriamo, cioè celebriamo un cambio di cultura informatica generazionale, un simbolo generazionale che ha caratterizzato poi generazioni che da quel momento in poi si sono potute definire digitali, anche se in maniera primordiale. C'era lo sprite di immagini animate che di fatto ha democratizzato l'accesso all'informatica, ma c'era poi il tema anche del coding, del primo coding essenziale attraverso appunto il Commodore e lo Spectrum. Quindi, questo libro di fatto va a ricostruire uno slot sì, di memoria dimenticato, che volevamo dimenticare e che invece ci ha riportato veramente a un'epoca primordiale, se pensiamo alla potenza di un telefono di adesso, non dico un computer ma un telefono, capiamo bene veramente l'evoluzione che c'è stata dall'invenzione del Commodore fino ad oggi, e che ci sarà ancora. Quindi io ringrazio davvero Yuri per avere la capacità. Tra l'altro vedo degli amici anche in sala, Palmiano Bottai, il TG1 ha dedicato un bel servizio a questo libro, proprio perché ha colto un punto focale importante. Quando, uscendo da quello che è il perimetro nerd, in cui Yuri si trova benissimo e sguazza, anche e soprattutto per come esperto esperto di mixing e ingegneria del suono. E saluto l'amico Tony Renis, che ci onora della sua presenza, è un altro monumento su questo. E quindi ha avuto la capacità con questo libro di unire un aspetto che sembrava semplicemente di storia dell'informatica, invece con una questione di costume generazionale che riscuoterà e sta riscuotendo molti interessi anche viste le vendite su Amazon. Quindi invito tutti, insomma, a valorizzare questa pubblicazione, e lascio ora la parola proprio al, qua come al solito, io mi trovo meglio col teleprompter che con le scalette cartacee. Lascio la parola all'autore, che ovviamente poi condurrà insieme agli altri intervenuti un dialogo su questa cultura e su questo importante documento. Grazie a tutti. Grazie a tutti per l'intervento. Sono estremamente orgoglioso e felice di avere insieme a me non soltanto degli amici, ma anche dei collaboratori estremamente validi, perché comunque
come appunto veniva accennato da Mollicone, stiamo parlando di un cambiamento epocale che si è verificato nel 1982, come quando arrivò internet, prima ancora arrivarono i computer nelle case. Bisogna immaginare un periodo storico in cui i computer non erano quello che abbiamo adesso davanti, un portatile, una cosa che usiamo tutti i giorni. Si passava da carta, fax e nient'altro a un'era informatica all'improvviso possibile a tutti quanti, anche se, come dicevamo appunto, i costi non erano abbordabili per tutti come quanto lo sono oggi, però comunque si riusciva con delle cifre intorno alle 400.000 lire all'epoca ad acquistare un computer da poter utilizzare in casa. E l'esplosione, diciamo la visione di tutto questo, dobbiamo darla a due personaggi che hanno cambiato appunto la storia non solo dell'informatica ma anche della società. Stiamo parlando di Clive Sinclair, che si trovava in Inghilterra, e di Jack Tramiel, che si trovava negli Stati Uniti. Clive Sinclair per primo ideò la possibilità di creare un computer economico, perché ricordiamoci che i computer non è che non esistessero prima, ma costavano cifre veramente molto importanti, appannaggio soltanto di università o anche soltanto di aziende, quindi non era assolutamente una cosa acquistabile per poter essere utilizzata in casa. Clive Sinclair appunto per primo pensò di creare un computer economico che potesse essere dato alle masse, il famoso computer for the masses, cioè il computer per le masse, per tutti. Sembrava un'idea folle all'epoca, ma riscosse subito immediatamente successo, tanto che Jack Tramiel, che si trova negli Stati Uniti, capo della Commodore, decise di fare altrettanto ed iniziarono questo, diciamo, commercio di computers, perché si veniva dal commercio delle calcolatrici prima, quindi venivamo dalle calcolatrici, si inizia all'epoca appunto dei computer, e il 1982 fu il punto esatto in cui tutto questo cambiò, e tanto che Time Magazine, la rivista più importante degli Stati Uniti, dedicò per la prima volta nella storia la copertina non a un essere umano nella sua famosa cover Man of the Year, ma la dedicò ad un computer, con una frase veramente profetica in cui appunto definì il computer il bene e il male del futuro, perché già si intuiva che sarebbe stato in grado di appunto creare una nuova era positiva ma anche negativa nelle mani delle persone sbagliate, quindi c'era questa consapevolezza sin da subito, no? Poi divennero famosissimi i film di War Games, dove si vedeva questo ragazzino che giocava alla guerra atomica con un computer militare, quasi innescandola, quindi si capiva e si percepiva la pericolosità già in quel periodo dell'intelligenza artificiale, delle scelte che dovevano essere ponderate su cosa affidare alle macchine, cosa non affidare alle macchine. Quindi effettivamente il 1982 è stato l'ago della bilancia di tutto questo cambiamento. Prima di iniziare, insieme a Carlo Sant'Agostino, che è il massimo esperto italiano ormai dell'era informatica passata, volevo ringraziare appunto tutti i collaboratori, perché questo libro non è un mio libro da solo, solista, come fu il libro di Goldrake su Goldrake, ma un libro creato insieme alla collaborazione di tantissimi altri esperti, perché l'argomento era estremamente delicato e, lasciata come testimonianza storica, era necessario che fosse vagliato anche da altre persone, da altri esperti che hanno aiutato nella realizzazione di questo volume. E lascio la parola a Carlo. Grazie a tutti, grazie a Yuri, grazie per l'ottima. Io sono Carlo Sant'Agostino e mi occupo da parecchi anni di storia dell'informatica. Lo so che sembra quasi un ossimoro, mi occupo di storia dell'informatica, ho un podcast dal 2014 che si chiama Archeologia Informatica. Sembra quasi un ossimoro, no? È un ossimoro di archeologia informatica. Ma in realtà l'informatica ha raggiunto, diciamo, adesso una maturità tale che in questo momento guida il mondo contemporaneo.
Parliamo di new economy, grazie alla globalizzazione, avvenuta grazie a internet, che è nata dopo il 2000, dopo la diffusione della rete globale. Adesso ha cambiato la società, ha cambiato il modo di rapportarsi, qualunque cosa è guidata in questo momento dall'informatica, l'industria, la società, l'economia. L'informatica non è tanto anziana, se noi andiamo indietro alla fine l'informatica moderna nasce su base teorica da Charles Babbage alla fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, con la teorizzazione della macchina analitica. Però poi diventa operativa, cioè diventa effettiva grazie, se vogliamo dire un grazie, alla Seconda Guerra Mondiale con le ricerche fatte a Bletchley Park in Inghilterra. Da cui poi nasce tutta la teoria dell'informatica moderna, la costruzione dei computer digitali, il Colossus costruito in Inghilterra. Quindi diciamo che dagli anni 50, quindi dalla fine poi della Seconda Guerra Mondiale, inizia l'industria dell'informatica. Le grandi aziende nascono dalla ricerca effettuata durante la Seconda Guerra Mondiale, IBM e tutte le altre, poi iniziano a produrre computer reali e diffusi in tutto il mondo. Però, come giustamente ha detto prima Yuri, l'informatica per molti anni rimane appannaggio solamente della grande industria, dei centri di ricerca, dei centri di calcolo. Solo durante la metà degli anni 70 iniziamo a vedere le prime aziende che iniziano a produrre i computer definiti per hobbisti. Ma stiamo parlando di circa della metà degli anni 70. Per essere precisi, nel 77 esistono tre aziende che sono la Apple, la Commodore e la Tandy Radio Shack, che vengono considerate la trinità dell'home computing, del personal computing, iniziano a produrre dei computer che escono da questo circuito dedicato alle grandi aziende, alle grandi imprese, e iniziano ad avere dei prezzi un po' più popolari ma comunque molto alti, e comunque computer dedicati a un mercato specifico, hobbistico, di già persone che in qualche modo lavoravano nell'informatica o conoscevano cosa fosse l'informatica. Chi comprava un Apple II, un Commodore PET, o un Tandy Radio Shack, questi tre computer usciti nel 77, era qualcuno che già aveva coscienza di cosa fosse un computer, di cosa fosse l'informatica. Invece quello che giustamente fecero le due aziende, Sinclair in Inghilterra e Commodore, quasi contemporaneamente se vogliamo, perché alla fine questi processi iniziano nel 1980 e hanno il loro culmine nel 1982, fu appunto di costruire macchine dedicate a tutti, a un pubblico che non aveva mai neanche sentito o avuto l'esigenza di avere un computer in casa, ma in quel periodo iniziava ad averla, e quelli che l'avevano erano il target predefinito, erano i giovani, i ragazzi, noi, se non sbaglio anche lei del 70, giusto? Se ho fatto i calcoli giusti, esatto, 13 anni nel 83, quindi anch'io sono del 70, diciamo che quelli nati nel 1970 mi ritengo un po' un privilegiato, perché noi abbiamo visto proprio la nascita di questi sistemi e l'abbiamo vissuta tutta. Averla vissuta però non vuol dire poi riuscire correttamente a codificarla in termini storici, perché in realtà da storico posso dire che è molto difficile codificare la storia contemporanea, alcuni dicono anche impossibile, è anche vero, cioè è quasi impossibile codificare, perché gli avvenimenti, quando sono troppo recenti, sono vissuti ancora con quella che è l'esperienza personale che sovrasta l'oggettività della storia, rimane la soggettività. Questo racconto di Yuri è frutto della soggettività di quello che veniva vissuto in quel periodo, cioè la lotta tra due sistemi che iniziavano a essere diffusi, ma è giusto raccontarla. È giusto raccontarla perché? Perché il nostro impegno in questo momento è quello di preservare queste informazioni, cioè lasciarle a chi poi riuscirà a studiare correttamente, a codificare la storia dell'informatica, con tutti i suoi innumerevoli avvenimenti avvenuti in un arco di tempo brevissimo, perché se noi consideriamo che siamo passati dal 1977, dove i computer appena riuscivano a fare caratteri a schermo, se faccio un esempio con i videogiochi, che è direttamente collegata alla storia del videogioco, alla storia dell'informatica, è facile, perché ricordiamo per esempio il Pong di Atari, due barrette bianche con una pallina in mezzo. Da quell'anno lì siamo arrivati, nei soli 20 anni arriviamo alla PlayStation. Quindi voi immaginate che tipo di evoluzione tecnologica c'è stata nell'arco di questi 20 anni. Questi anni 80, questo inizio degli anni 80 sono importanti perché descrivono quello che stava avvenendo a livello popolare, cioè noi ragazzi, soprattutto ragazzi giovani, eccetera, affrontavano per la prima volta questo campo assolutamente sconosciuto. Ci sono dei bellissimi documentari che sono andato a recuperare sulle teche della RAI,
Nel 1980 viene fatto un documentario in cui si andava a chiedere in giro cosa fosse un personal computer. Ascoltare le risposte che davano le persone intervistate in giro sono divertentissime. Una, mi ricordo, era una persona rispose: è un personal computer, è un computer che, in quale vengono inserite delle schede perforate con la mia personalità. Questo per dirvi qual era la concezione. I computer a quell'epoca si percepivano solamente grazie ai film, alle trasmissioni televisive. Quello che si vedeva erano macchine super intelligenti che facevano di tutto. Non era la realtà, ovviamente, però era quello che trasmetteva l'informazione popolare, no? I film, la televisione, nei telefilm, eccetera. Era un po' la nostra disgrazia, perché io mi ricordo che quando noi ragazzini invece iniziavamo a mettere le mani su dei veri computer e magari passavamo giornate e giornate a programmare per far venire fuori anche semplicemente un omino che si muoveva sullo schermo o qualche altra azione, quando lo facevi vedere a un adulto, a quell'epoca, bravo bravo, ma sì, ma tanto l'ha fatto il computer, mica l'hai fatto te, cioè l'ha fatto il computer, che è lui che è capace di fare, no? Noi invece eravamo consci di quella che era la difficoltà nell'utilizzo di queste macchine. Detto questo, comunque è un periodo assolutamente importante. Tutto questo lo descrivo da tanti anni, lo codifico, ma ripeto, in questo momento siamo arrivati nel 2023, in cui la storia dell'informatica inizia a diventare un argomento che esce un po' dalla cerchia nerd, se vogliamo, quella che era fino a quel momento, ma inizia a diventare qualcosa che attiene anche alla ricerca storica vera e propria, perché sono gli avvenimenti che hanno portato alla nostra realtà. Anche l'intelligenza artificiale, gli studi di intelligenza artificiale iniziano negli anni 50, i primi teoremi sulle macchine con apprendimento sono intorno agli anni 6, la teoria delle reti neurali è del 66, quindi stiamo parlando di una realtà che viviamo adesso, che è basata in realtà su ricerche, studi e programmi che sono stati realizzati nel corso degli ultimi 40 anni. Non è che i programmi che usiamo adesso sono nati così, per magia. In realtà c'è tutta una ricerca, c'è tutta una storia da conoscere che non è ancora conosciuta, che si inizia adesso a divulgare, che si inizia adesso a far comprendere al pubblico, e il pubblico ha interesse in questo, e questo lo vediamo nell'interesse appunto del libro di Yuri. Grazie. Ti passo la parola. Sì, esatto, proprio l'interesse che scaturisce adesso e che stranamente a noi non sorprende, perché effettivamente tante delle informazioni, proprio a causa della velocità dell'evoluzione digitale, furono perse nel tempo. Noi all'epoca avevamo una enorme fame di conoscenza che non era assolutamente soddisfatta dalle riviste di settore, perché mancava sempre un pezzo da qualche parte, mancava sempre lo spazio, il tempo per poter apprendere anche altro di quello che accadeva dietro nei retroscena, diciamo, dell'informatizzazione, dell'alfabetizzazione informatica italiana ma anche estera. Infatti, grazie a questi due computer nascono anche dei nuovi interi settori di lavoro che prima non esistevano. Nasce appunto il settore del software, dei programmatori, nasce un'editoria, enorme editoria, che comincia a pubblicare libri, riviste di settore. Le edicole erano invase letteralmente di riviste di informatica negli anni Ottanta. Pensiamo soltanto che appunto il decennio precedente era completamente assente di questo tipo di informatizzazione e anche ovviamente di editoria. Quindi c'è un indotto, grazie all'arrivo dello Spectrum e del Commodore, mostruoso nel mondo del lavoro. Dall'altro lato nasce ovviamente anche la pirateria informatica. Quindi quello che dicevamo all'inizio, il bene e il male, si manifestano anche nel campo informatico e iniziano a nascere anche coloro che approfittano letteralmente della diffusione di questo diciamo, cambiamento socioculturale, e preparano, anche grazie a delle falle legislative che appunto, in Italia, soprattutto in Italia, sì, infatti volevo arrivare quasi esclusivamente, italiano. Infatti qui in Italia parliamo non di pirateria informatica ma di pirateria industriale, perché appunto a causa di una falla legislativa sulla gestione del diritto d'autore legata al software,
che non veniva considerato diritto d'autore, tutte, molte diciamo, delle aziende che appunto distribuivano software lo facevano illegalmente, ovviamente essendo impunite a livello legislativo. Sì. E questo chiaramente ha creato un danno dall'altro lato, perché l'Italia è stato l'ultimo paese che poi è approdato con delle aziende di software, perché fino a quel momento nessuno aveva il coraggio di aprire un'azienda di software in Italia rischiando di essere piratato il giorno dopo. E quindi diciamo quello è stato un enorme danno. Assolutamente. C'è chi ovviamente anche sulle riviste dell'epoca ipotizzava che la pirateria aiutasse. E questo è il motivo storico per cui l'Italia è indietro rispetto a, appunto al gaming, rispetto allo scenario industriale internazionale, nonostante abbiamo ormai delle filiere di ottimi sviluppatori che vengono poi vanno a lavorare all'estero, ma dal punto di vista proprio industriale la filiera non è cresciuta. No, assolutamente. Infatti questo, diciamo, questo fattore ha proprio frenato pesantemente un mercato del lavoro potenziale enorme, perché parliamo di indotti anche a livello di gettito fiscale mostruosi, se pensiamo alla perdita che c'è stata a causa di questo. Se posso, io ho fatto una conferenza proprio su questa tramite l'Università di Verona nel 2016, che poi ho portato in giro come conferenza in diversi ambiti, la trovate sul canale di Archeologia Informatica se volete andarla a vedere, che si trova su YouTube, ma proprio l'esame che ho fatto era stato di esaminare a posteriori quello che era successo in Italia, perché io, come tanti altri ragazzi, come altre persone che sono qua in sala ad esempio, in quegli anni sviluppavo software, ero giovane, avevo 15 anni, 16 anni. Però sviluppavo software, sviluppavo videogiochi nel caso specifico, perché era quello che a noi giovani interessava in quel periodo. E quindi mi sono chiesto, ma come mai da noi in Italia non è successo quello che è successo all'estero? Perché andando poi a studiare la storia dell'informatica si va a vedere che, per esempio, in Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti, c'era un fenomeno che è stato poi codificato come bedroom coders, cioè programmatori da cameretta, che negli anni 80 soprattutto, gli anni 80 sono il periodo dell'esplosione del fenomeno del videogioco e del mercato del videogioco a livello mondiale, ok? Nel 1980 esce Pac-Man, 81, 82 esce Donkey Kong, tutti i maggiori videogiochi, i più grandi successi, sono figli di quel periodo. In Inghilterra facevano miliardi di sterline, milioni di sterline, milioni di dollari negli Stati Uniti, gente che dalle camerette diventavano ricchi, fondavano software house, vendevano in tutto il mondo. L'Italia faceva parte, ma questo succedeva anche in Francia, in maniera minore, in Francia, in Germania, nelle altre nazioni europee, in Italia no. In Italia no perché purtroppo, al contrario degli altri stati, noi non abbiamo, come ha detto giustamente Yuri prima, la legislazione dell'epoca non riconobbe nel videogioco una forma di diritto di autore ed editore, nel generale nel software, cioè non riconosceva la realizzazione di software come la realizzazione di un qualcosa di un'opera dell'ingegno, non veniva riconosciuto e quindi non veniva protetto. Non essendoci questa protezione, esisteva la protezione di marchio, esisteva la protezione di brevetto, ma la protezione di marchio e la protezione di brevetto non permetteva la protezione completa di un software, di un videogioco. E ve lo spiego facilmente, perché se io prendo un videogioco famoso come Pac-Man e lo rifaccio uguale e lo chiamo Gino e i mostri, la protezione di marchio non esiste più. Il gioco è lo stesso, si chiama Gino i Mostri, l'ho cambiato leggermente, ma uso anche stesse parti di codice, lo posso rivendere, ma senza un deposito di protezione di opera non è protetto, perché io non ho infranto nessun marchio, nessun copyright, né niente a livello legale. E questo succedeva in Italia. Noi andavamo in edicola, sarà successo anche lei, immagino, compravamo delle riviste in edicola con la cassetta all'epoca, e dentro queste riviste c'erano tanti videogiochi che, con nomi italiani, che però erano esattamente le copie identiche dei videogiochi. Sì, più che cloni erano proprio copie, perché anche il codice veniva copiato. Veniva solo cambiato il nome, che era quello che bastava per essere in regola. Cambiava il nome, traduceva qualche cosina, fine. E una volta cambiato questo, io avevo come azienda tutti i diritti di venderlo. Il fenomeno della pirateria non è che non c'era nel resto del mondo, si era diffuso in tutto il mondo anche in quel periodo, ma la pirateria estera era quella cosiddetta endemica, cioè quella
di come c'era da noi per i dischi, per intenderci, no? Noi se compravamo una cassetta copiata, sapevamo che la cassetta era copiata, se andavo in un negozio di dischi mi davano il disco originale, non mi davano la copia. Se io negli anni Ottanta andavo in un negozio in Italia a chiedere un videogioco, mi davano la copia. È come se adesso andassi al Media World, al posto del gioco della PlayStation, mi danno un CD masterizzato. La stessa cosa. Questo da noi è successo dall'80 fino al 92. Praticamente ci siamo persi tutto il periodo del grande boom del mercato del videogioco. È completamente distrutto, in cui nascevano aziende vere e proprie, quindi SRL, SPA che pagavano le tasse e tutto, ma che come lavoro facevano le copie, quindi producevano copie per i negozi, producevano copie per le riviste, producevano copie per le... Questo non è mai stato giustamente analizzato e infatti poi si scopre da quel motivo lì come mai in Italia non è nato quel mercato, perché questo ha creato due cose. Uno, la sfiducia degli investitori esteri sul mercato italiano, che non entravano perché ci consideravano un mercato paritetico a quello della Russia o dell'Africa o dei paesi senza copyright, ok? E primo, quindi non entravano. Secondo, gli investitori stessi italiani, chi faceva industria non aveva motivo di investire dei soldi in un mercato che non aveva protezione. E quindi c'erano sì qualcuno come la Simulmondo che ha rischiato, ma poi infatti sono falliti perché rischiava credendo magari in una prossima protezione del mercato che invece non arrivava fino a quando nel 91 l'Unione Europea dell'epoca, la CE, il mercato unico europeo, impose all'Italia la legge sul diritto d'autore editore, altrimenti saremmo dovuti uscire dal mercato unico europeo. Però il fatto di avere una legge imposta, prima che questa diventasse attuativa, prima che cambiasse la mentalità, sono passati ancora anni, arriviamo quasi alla fine degli anni 90, praticamente noi siamo diventati un paese normale nell'industria del videogioco, del software, alla fine degli anni 90. E quindi ci siamo persi tutta quella che è stata il boom, la Golden Age, eccetera. Questo ritardo ce lo portiamo in qualche modo ancora oggi, che siamo nel 2023, anche se in realtà ormai il nostro mercato è standardizzato, attuale, tutto quanto. Però purtroppo questi danni alla lunga si sentono ancora oggi. Si sono visti. Grazie. Abbiamo assistito, come dicevo, anche noi di questa generazione all'esordio di internet, all'arrivo di internet, però internet pone delle basi sempre nello stesso periodo degli anni Ottanta, quando c'era un desiderio da parte degli utenti del Commodore e dello Spectrum di connettersi, di creare delle reti di connessione, però non esisteva internet come lo vediamo oggi, okay? Quindi l'unico sistema era quello di potersi creare delle reti locali a cui telefonare fisicamente con il telefono, quindi le famose BBS, dove poter appunto accedere a delle sorte di chat primordiali, io le chiamo così. Chat, esatto. Il nome è nato da lì. Esatto. In cui poter appunto scambiare informazioni, cominciare a creare una sottorete di diffusione culturale che era endemica, era veramente voluta da chi utilizzava il computer, nasceva dal fatto che te acquistavi un computer e la prima cosa che facevi era cercare un tuo amico che ce l'avesse per potersi scambiare delle informazioni. Questo era un risultato fisiologico dell'arrivo dell'informatica. La creazione dei social, come le vediamo adesso, nasce proprio dall'informatica, che ti porta fisicamente a cercare qualcuno con cui condividere quello che hai scoperto, quello che non sai, quindi le richieste di aiuto, eccetera, eccetera. E ci furono anche degli esperimenti molto, molto singolari che io ho adorato, che era appunto quella della diffusione del software via radio. Ci fu anche chi ipotizzò la diffusione del software, perché all'epoca il software, ricordiamocelo, era distribuito su cassetta audio. Quindi le cassette che noi utilizzavamo per sentire la musica potevano essere utilizzate anche per memorizzare i programmi. E quindi questo, diciamo, software, questo programma trasformato in onda musicale, quindi in onda quadra nel caso specifico, poteva essere diffuso via radio. E quindi nascevano le prime radio di diffusione del software che poteva essere caricato direttamente dalla radio nel computer. Quindi è veramente un esordio del desiderio di creare una rete globale poi
della distribuzione del software. Questo ci porterà appunto poi negli anni 90 all'arrivo di internet e quindi all'esplosione quindi totale, perché poi chi nasceva negli anni 90 si ritrovava già una tecnologia consolidata e quindi chi nasceva in quel periodo capiva subito che cosa avrebbe trovato davanti. Noi che lo vivevamo giorno per giorno, come si suol dire, vedevamo questo cambiamento, lo appoggiavamo, lo studiavamo, lo diffondevamo anche sulle riviste su cui appunto scrivevamo. Veniamo appunto da redazioni un po' più storiche, come ad esempio Macworld, Macintosh Magazine, Zap, riviste che The Game Machine, esatto. Commodore Gazette, tutte riviste che raccoglievano poi appassionati che spiegavano ad altri appassionati che cosa fare. Quindi era. Iuri, su questo una domanda: come si inserisce la Apple in questo scontro? Era completamente. Quale modello? Diciamo che in quel momento la Apple era fuori da questo scontro, perché la Apple produceva macchine più costose. Era un po' complicata da raccontare, esatto. Perché la storia dell'informatica non è semplice, quindi non è che si capisce. Spesso adesso noi viviamo. Allora, una cosa che dico spesso quando racconto la storia dell'informatica è che la contemporaneità influenza poi quella che è la storia. Torniamo negli anni 70, 80. E vado in giro e prendo il primo che passa e gli chiedo chi ha inventato il computer. Al 90% quello mi avrebbe risposto l'IBM, perché all'epoca l'IBM era il mercato, che l'azienda che dominava, no, quel mercato. Faccio la stessa domanda, vado negli anni 90, rifaccio la stessa identica domanda e mi rispondono no, negli anni 90 mi rispondevano Bill Gates e la Microsoft, perché in quel momento Microsoft e Bill Gates dominavano completamente il mercato. Vado negli anni 2000, cioè adesso, praticamente faccio la stessa domanda e mi rispondono Steve Jobs e la Apple. Perché? Perché la Apple adesso è il marchio predominante nel mercato. Questo non vuol dire che la Apple non sia stata importante, che l'IBM non sia stata importante, no, sono tutte importanti nella storia dell'informatica, tutti hanno i loro meriti e le loro innovazioni per quanto riguarda Apple, soprattutto nella commercializzazione e nella vendita di diverse cose che prima di Apple non erano state commercializzate. L'interfaccia mouse e finestre fu la prima azienda a crederci e a farla diventare un prodotto di massa nel 1984 con Macintosh. A parte questo, diciamo che la storia dell'informatica è complessa e formata da tanti, anche tantissimi altri marchi come Commodore e Sinclair che non esistono più. Quindi non esistendo più le aziende, queste sono fallite. La Commodore è fallita nel 1994, la Sinclair nell'86, quindi sono aziende che non esistono più da tantissimi anni, quindi non hanno la possibilità di essere conosciute nel mercato. Ma se torniamo indietro nel tempo e andiamo a verificare cosa succedeva in quegli anni, prendiamo la stampa dell'epoca, eccetera, andiamo poi a ridimensionare il tutto. Apple in quegli anni esisteva, era molto importante, ma era su una fascia di mercato alta, quella che è cosiddetta professionale. Sia l'Apple II, uscito nel 1977, sia poi soprattutto il Macintosh del 1984, esatto. Erano su fasce di prezzo che si potevano permettere o persone molto ricche oppure aziende, generalmente era aziende. Infatti uno dei mercati in cui Apple diventa per prima e si diffonde è nel mercato dell'editoria. L'editoria proprio, l'editoria, quindi l'impaginazione grafica. Sì, quello, giornalisti e tutto quanto negli anni 80 utilizzavano i primi Macintosh e poi da lì il resto è storia, perché poi esatto. Apple ne ha fatte tante altre dopo. Sì, adesso Apple è il telefono delle masse, tra virgolette, però all'epoca i computer per le masse erano il Commodore e lo Spectrum, per un fatto di economicità, ho detto, parliamo di soprattutto di convinzione, di convincere le persone ad acquistare un computer quando non serviva a nessuno, esatto. Sostanzialmente mio padre, quando acquistò il computer, fu attratto dalla frase ma nel futuro si userà il computer o nel futuro le scuole studieranno il computer, quindi mio padre diceva vabbè, compriamo un computer, ma non c'era una necessità veramente importante di avere un computer dentro casa. Discorso diverso fu, per incredibile a parlarne, per i musicisti. I musicisti iniziarono ad avvicinarsi ai computer, alle tastiere elettroniche proprio negli anni 80, con l'arrivo del MIDI, esatto. Che era un protocollo inventato nell'83, quindi cominciarono a comporre musica utilizzando il computer. Prima non era neanche prevista questa cosa, no? Sì, c'erano dei tentativi prevedenti come i Centauri della Apple, però erano, esatto. diciamo, delle sperimentazioni.
lo standard fu imposto nell'83 con lo standard minimo. Scusate l'interruzione, io vado a votare, okay. Chiederei all'amico Polimeno di mettersi qui in centro. Vai. Allora, prego, prego. No, mettiti di qua. Ah, al posto. Grazie. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io a questo tavolo sono il meno esperto di computer, ho frequentato questa stanza per tanti anni come giornalista parlamentare del TG1, oggi mi occupo invece della rubrica libri del TG1 e quindi sono qui per questo, ma non soltanto per questo, perché mi sono occupato del libro di Ricotti, ma non ho potuto resistere a due sollecitazioni. La prima è arrivata diciamo nella seconda metà di novembre, io stavo montando un servizio su un libro che raccontava un po' la storia di Bocelli, guarda caso, e squilla il cellulare, numero sconosciuto. A volte rispondo, a volte no. Quella volta ho risposto, pronto, sono Tony Renis. Allora, siccome in redazione facciamo degli scherzi, stavo rispondendo, io sono Gianni Morandi. Poi mi sono trattenuto. Anche perché dalla voce ho sentito che doveva essere un imitatore bravissimo perché mi sembrava davvero la voce di Tony Renis. E mi comincio a parlare di questo libro sull'informatica. Già il fatto che Tony Renis mi parlasse di un libro sull'informatica mi incuriosiva, no? E insomma abbiamo fatto poi chiacchierato di altre cose, c'è stata una telefonata abbastanza lunga. E dopodiché, finita la telefonata, ovviamente mi ha segnalato il libro di Ricotti, mi sono posto il dubbio, poteva anche essere la classica telefonata di un personaggio popolare che mi raccomanda qualcosa che però in realtà poi c'è poco dentro di succo, eccetera. E allora ho preso lo scrupolo, non essendo poi esperto di computer, di andare a vedere un po' su internet, eccetera. E ho scoperto effettivamente che esiste questo scontro iniziale tra queste due grandi case produttrici di computer di cui io non sapevo nulla, e questo era positivo, perché il fatto che io non sapessi nulla significava per me che tanta altra gente come me non sapesse nulla di questa cosa, e quindi ho ritenuto che fosse interessante. Poi naturalmente ho chiamato lui e abbiamo fatto la chiacchierata telefonica. E sono andato con la troupe nella sua casa laboratorio, dove mi ha introdotto nel suo studiolo pieno di apparecchi, di lucette che si accendono, si spengono, mi ha mostrato i due modelli di computer di cui parla nel libro, che sembra roba veramente dell'età della pietra. In realtà stiamo parlando di 30-40 anni fa. Quindi esatto. Io pensavo, vabbè, quindi sta roba ormai è superata, invece lui mi ha detto no, perché guarda che Apple, Microsoft, eccetera, il sistema è sempre questo. Sì. No, non è cambiato praticamente nulla, lo hanno migliorato, eccetera, ma alla base, il sistema base è sempre quello lì. E poi ho scoperto pure che insieme a Tony Renis lavora nel mondo musicale, lui fa gli arrangiamenti musicali per grandi artisti, Bocelli uno di questi, e tanti, anche il Per il Volo hanno lavorato, e quindi mi si è aperto un po' un mondo. Poi sono tornato in redazione col materiale, perché abbiamo fatto un'intervista, abbiamo ripreso le macchine, il computer, tutto quanto. E siccome io ho cercato in questa nuova versione della TG1 Libri di associare il racconto di un libro anche con una musica che fosse attinente, o per ragioni diciamo temporali o per il tema trattato, e dico ma io sul computer che ci... Allora ho chiamato lui, dico senti ma... Sul computer che ci metto? Lui ci ha pensato un po' a fare, dice ma sai che Lucio Dalla è il primo in Italia che ha fatto parlare il computer nella canzone che, se ricordo male, il titolo è Se io fossi un angelo, e allora ho aperto il servizio con questo, cioè dicendo che il primo a farlo parlare in una canzone in Italia è stato Lucio Dalla e il primo ad annunciarlo come grande protagonista a livello mondiale è stata la rivista Time, che l'ha, esatto, l'ha eletto personaggio per la prima volta, non era un essere umano ma una macchina a diventare personaggio dell'anno. E così è venuto fuori questo servizio. Non aggiungerò altro perché, vi ripeto, non sono un esperto di computer.
Apprezzo il fatto che abbia partecipato a questo incontro il sottosegretario Mollicone, perché significa che da parte della nostra politica, delle nostre istituzioni, c'è sensibilità anche a questi argomenti che sono ormai fondamentali. Il computer, oggi leggevo sul giornale che Elon Musk ha sperimentato un apparecchietto che si mette nel cervello delle persone, un malato tetraplegico, e potrebbe, adesso vedremo i risultati, consentirgli di avere dei movimenti normali. Quindi il computer sta facendo progressi straordinari, e naturalmente però ci pone anche dei problemi straordinari, dei pericoli straordinari, ma ripeto, non sono la persona giusta per parlare di questo. Grazie. Mi riallaccio al discorso della musica, proprio perché nella mia generazione, io sono uno dei testimoni, l'avvicinamento ai computer ha creato tutta una serie di nuovi musicisti che utilizzavano l'informatica ed erano, diciamo, l'anello di congiunzione poi tra la mia generazione e la generazione precedente degli autori, come Tony Renis, appunto, che non utilizzavano il computer. Quindi tutto ciò che poi ha portato l'informatica alla musica è stato un contributo enorme a livello di lavorazione, di registrazione, di modifica, di editing, di correzione. Quindi c'è, effettivamente tutto ciò ha modificato non soltanto l'aspetto socioculturale di tutti quanti con i videogiochi, ma anche tutto il panorama musicale mondiale che è susseguito poi a questi due macchine. Ci fanno cenno che ormai siamo giunti quasi alla fine dell'orario consentito, quindi grazie comunque ancora, e faccio fare la conclusione a Yuri, non so se... facciamo una conclusione veloce. Cosa ci insegna il retrocomputing? Perché noi adesso, e questa te la pongo come domanda, andiamo a cercare di capire cosa è successo all'epoca, cosa ci insegna oggi, perché vogliamo tornare indietro per capire? Brevissimamente, perché in questo momento l'informatica è alla base della nostra società, come ho detto prima, economica, sociale, e completamente guida quello che è il nostro processo anche industriale. Le aziende più ricche del mondo in questo momento sono le aziende che controllano i dati. Noi stiamo vivendo l'economia del dato in questo momento. Google, Microsoft, Apple, tutte le grandi, Amazon, Facebook, Meta, sono le aziende che controllano i dati. Infatti informatica, nell'eccezione del termine, è la scienza dell'informazione, cioè quella della gestione del dato, della gestione dell'informazione. Essendo la scienza e l'industria che governa il mondo, è ovvio che adesso ci si interroga anche sul suo passato. Come ho detto, la storia non è lunga, cioè non affonda 200 anni fa, 1000 anni fa, ma in questi 100 anni è cambiato tutto, e quindi l'interesse anche storico sta diventando preeminente. Niente, io ringrazio tutti, ovviamente io non scappo, non so se scappiamo, quindi se ci sono domande esterne sono a disposizione, siamo a disposizione. Per il resto vi ringrazio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Seduti in piedi? Piedi.